volle. Prodotto tra monomi. Rifo. Il prodotto di due o più monomi è un monomio avente il coefficiente pari al prodotto dei coefficienti. E la parte letterale è costituita da tutte le lettere che compaiono nei monomi fattori prese una sola volta. Una sola volta. Con esponente pari alla somma degli esponenti. La cosa importante è questa, che è possibile anche tra monomi non simili. Noi abbiamo visto che la somma algebrica era possibile solo con monomi simili, mentre prodotto e quoziente, vedremo, è possibile solo, anzi, è sempre possibile, vedete, è possibile anche tra monomi non simili. Guardate questo esempio, 4 AB alla seconda per meno 5 alla seconda BC. Qual è il risultato? Innanzitutto si può fare, la risposta è sì, anche se non sono simili, vedete, sono simili, no, ma è possibile fare una moltiplicazione. Qual è il procedimento che vi consiglio? Il procedimento che vi consiglio è, guardate, prima di tutto segno, questo è positivo e questo è negativo, positivo per negativo il risultato sarà negativo. Poi numeri, 4 per 5, 20. Poi le lettere abbiamo detto che saranno prese una sola volta con esponente pari alla somma degli esponenti, a alla seconda, quindi a per a alla seconda sarà a alla terza, b alla seconda, b, b alla terza, c, esiste solo la 1, dovremmo prendere anche questo, sarà c alla 1. Come avviene questo procedimento? Vediamo. Prendiamo solamente le lettere di questa, della nostra moltiplicazione. Noi avevamo, vedete, i segni più per meno, meno, i coefficienti 4 per 5, 20. Le lettere sono A, B alla seconda, per A alla seconda, B, C. Vedete che io posso unire questa moltiplicazione in questa maniera, perché in realtà scrivere 4 a b alla seconda, scrivere 4 a b alla seconda, è come scrivere questo, il significato qual è? 4 per a per b alla seconda. Quindi scrivere 4 a b alla seconda per 5 alla seconda bc è come scrivere, vedete, una moltiplica con più fattori, 4 per A per B alla seconda, per 5 per A alla seconda, per B per C. Prendendo solo le lettere, e questa è la moltiplicazione che io devo fare, applicando la proprietà commutativa, sposto questa A da questa parte, vedete, diventa A per A alla seconda, per B alla seconda, per B, per C. Se io applico le proprietà delle potenze, A per A alla seconda, A alla terza, B alla seconda per B, B alla terza, C, C. Quindi praticamente non faccio altro che mettere le lettere una sola volta con l'esponente pari alla somma degli esponenti. Qui c'è un altro esempio, anzi due esempi, 4, questo l'abbiamo già visto, vogliamo questo, meno 4 terzi, quindi con delle frazioni, a alla quarta via alla seconda per meno 9 terzi ABC. Qual è il risultato? Meno per meno, più. 4 terzi per 9 terzi, semplificato, 4. A alla quarta per A alla quinta, B alla seconda per B, B alla terza, C. Questo è il procedimento che noi dobbiamo adottare per le moltiplicazioni.